Buongiorno a tutti dalla salamandica.com, un sito tutta la magia. Io sono Max e oggi andiamo a vedere assieme una performance di un nuovo effetto invenzione di Laura Chips, un effetto che si chiama Secret Move ed è totalmente realizzato a distanza, praticamente una serie di messaggi via WhatsApp per un gioco di carte che è veramente fenomenale. L'ho provato con Ale Magic, lui senza dirmelo è andato a filmare il tutto, per cui userò la sua performance che è venuta veramente molto bene. Così ho anche capito perché, da che gli ho mandato l'invito a provare questo effetto, a che mi ha risposto c'è passata una buona mezz'oretta in cui sono stato lì ad aspettare invano. Comunque, buona visione, Ragazzi, sapete. benvenuti in questo nuovo video. Allora, il video che vedrete oggi è completamente improvvisato perché stavo prendendo un bel caffè. Nel frattempo, mi ha inviato un video messaggio su WhatsApp Max dell'Asso nella Manica, che adesso magari vi farò vedere qui in impressione. Ciao Ale, ascolta una cosa. Laura Chips mi ha fatto l'altro giorno un suo gioco, un effetto che ha inventato lei via WhatsApp ed è veramente, veramente una bomba. E niente, volevo metterlo in vendita al mio store, ma prima volevo fare una prova generale con te per vedere che funzioni tutto alla perfezione. E quando vuoi, basta che prendi un mazzo di carte, lo mescoli, mi mandi la foto del nastro e poi lo richiudi. Così come sta, e quando sei pronto me lo dici, ok? Come avete visto, capite il perché sono davvero super curioso e il perché ho deciso di fare questo video. Max non sa nulla che sto registrando, quindi sarà una sorta di sorpresa, ma soprattutto sono davvero super curioso perché non ho mai visto una magia tramite WhatsApp. Quindi direi di non perdere altro tempo, di andare a scegliere un mazzo di carte dalla mia collezione e facciamo subito questa magia tramite WhatsApp. Andiamo a scegliere un mazzo di carte. Boom! Lo so, è uno schifo. Anzi, potrei approfittare di questa situazione per magari uscire fuori tutto, registrare la mia collezione di mazzi e dare una riordinata. Magari se volete vedere la mia collezione di mazzi, lasciate un bel like o scrivetelo nei commenti. Quindi andiamo a scegliere un mazzo, magari uno recente. No, troppo casino. Ah, leggeri nuggets. Ok. Oh, è uscita una previsione di Cubefix. Perfetto. Mamma mia, chiudiamo. Se Giusy si accorge di questo casino, mi lascia. Ho avuto modo di riprovare questo mazzo di carte che sono le Jerry's Nuggets. Davvero una qualità stranissima. La prima volta che vedo questa qualità. Vado a rimuovere i due jolly e diamo una bella mescolata. Bellissime. Poi il colore nero secondo me spacca. E cercherò, Max, buona fortuna, di complicarti la vita il più possibile. Quindi, bel nastro, facciamo una foto. Tra l'altro, vi faccio vedere come registro ogni volta i video. Quindi, capite che quando faccio i tutorial o vi faccio vedere le performance, non vedo praticamente una beata fava. Quindi, giriamo, facciamo un nastro. Ok, direi che è perfetto. E lo inviamo. Buona fortuna, Max. Allora, non ci crederai, ma ho trovato il modo di capire la carta scelta da uno spettatore, semplicemente guardandola in volto. Ah, in volto. E leggendo la sua espressione. Hai il mazzo di fronte a te? A faccia in giù. Sì, ci sono. Dimmi un numero da 10 a 20. Ricordalo. Allora, Max, ti conosco. I numeri che solitamente si dicono sono il 13, il 12, ma io te lo faccio complicato. Che dite? Beh, 15? Dimmi un numero, quindi glielo devo dire, sì. 15. Vai. Prendi quel numero di carte dalla cima, le nascondi e le butti in mezzo al mazzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Le mescoli? Max, stai osando? E le butti in mezzo al mazzo. Vai! Mi mando un emoticon. Sì, lo so, c'ho 20.000 cuori. Ho mandato dei messaggi a Giusy. Dimmi un altro numero da 10 a 20 e ricordalo. Già Max, due numeri, malapena ne ricordo uno. Allora, 10 al 20.
17, dai, 17. Prendi quel numero di carte, stavolta dal fondo. No, dai. Le mescoli e le butti in mezzo. 10, 11, 12, 13, 16 e 17. Le mescoli e le butti in mezzo. Taglio. Davvero casuale. Dai, ci mando un altro emoticon. Ok, abbiamo incasinato sia la cima che il fondo. Ok, ma voglio fare di più. Tenendo il mazzo di dorso, fai tre mazzetti distribuendo una carta alla volta finché non finirai tutto il mazzo. Te ne resterà una, mettila da parte. Ah, quindi devo... Ah, capito. Sì, adesso è un casino. Cioè, stavo cercando di ragionare, ma se volete potete anche provare questo gioco insieme a me, magari... Provate a vedere tutti gli input che vi dà dall'inizio del video, ma già così la vedo complicata. Ne resterà una. Ed eccola qua. Yes, se mandiamo un emoticon vi mando un cuoricino. Prendi meno di 10 carte. Contale, ma non mi dire quante sono, dal fondo del primo mazzetto. Le mescoli e le butti in mezzo al secondo, quindi meno di 10. Ma me lo devo ricordare anche? No, penso, no. Quindi prendi meno di 10 carte dal fondo del primo mazzetto, le mescoli e le butti in mezzo. Quindi direi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, dal fondo le mescolo e le butto in mezzo al secondo. No, ragazzi, cioè se... Cercavo di capire qualcosa, adesso vai, mando un altro emoticon, cuoricino verde. Ora prendi lo stesso numero di carte dalla cima del secondo mazzetto, dalla cima stavolta. Le mescoli e le butti in mezzo al terzo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Le mescolo. Cioè, prima l'ho messo in mezzo, non in cima, quindi... Oh, ragazzi, io... In mezzo al terzo, sì. Vai. Per il terzo mazzetto ti lascio decidere se prendere lo stesso numero di carte o dalla cima o dal fondo. No. Le mescoli e le butti in mezzo al primo. O dalla cima o dal fondo, che dite? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ne metti in mezzo al primo. Va bene. Ci sono. Ora guarda la carta che vi hai messo da parte. Se è rossa, chiudi tre mazzetti da sinistra verso destra. Mentre se è nera, chiudi da destra verso sinistra. Ma tanto questo lui non lo saprà mai. La carta la lasci in disparte. Ok, è nera. Re di picche. Quindi devo chiudere da destra verso sinistra. Sì, dai. Quindi la questa la metto in disparte. Va bene. Ti ricordi ora i numeri che mi hai dato all'inizio? Sì. 15 e 17, ok. Sommali e poi conta la carta, le carte sul tavolo girandole dalla cima. Quindi 15, 17, 32. Fino a raggiungere la carta che si trova in quella precisa posizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ci sono. La guardiamo? La guardo? Sì, che sarebbe questa. La guardo. Oh, 3 di picche. Va bene? Ti va bene questa, ne vuoi girare un'altra? Non lo so, vi piace questa, ma gliela facciamo complicata. Un'altra, un'altra. Ti va bene questa? Ne vuoi girare un'altra? Un'altra ancora? Due di fiori, che dite ragazzi? Andiamo qua. Va bene questa. Ok. Ora fissala intensamente.
siediti su questa carta e tenendola bene in mente mi mandi un tuo selfie. Ah, vero, perché all'inizio mi ha detto che mi leggerà il volto. Quindi due di fiori, gli mando una faccia da quattro di picche o da due di picche. Ok, però non deve capire che sto registrando. Vai, non vede la telecamera così. Leggerà il volto. Che cos'è sti emoticon? Perché mi ha mandato sta cosa? Sì, mi sembra Akinator, sta elaborando. Ok, sì. No ragazzi, dopo tutto quello che succede... Certo che è proprio una faccia da... bastardo. Sei un bastardo. Ok. Due di fiori, no ragazzi. Faccio vedere. Ragazzi, no. Ti stavo pure registrando. Sei un pirlone, come cavolo hai fatto? Secret Movies. Vai Laura Chips, in vendita su lassonellamanico.com, un sito tutta la magia. 10% di sconto se usate il codice Alemetrix. Sei un grande. Sei un grande. Un abbraccio a Laura. E poi lui si fa il figo con i giochi di Laura. Ciao Laura. Davvero una figata. Boh, ragazzi, come avete letto, Secret Movies. Da questo momento, credo sì, in vendita su lassonellamanico.com.